Buonasera a tutti, ben ritrovati sulla pagina Facebook di Visit USA per questa nuova puntata delle American Stories. Io sono Stefano Gnerucci di ACI Blue Team. Oggi con me ci sono ben tre ospiti che rappresentano orgogliosamente la stessa azienda che è la Rheima Tours di Roma. Ora li vado a presentare uno a uno, poi vi lascio la parola. C'è Franco Cesaretti, buonasera Franco. Buonasera. Figli Luca, ciao Luca, e Paolo Cesaretti. Ciao Stefano. Allora, prima di lasciare la parola a Franco, giustamente, con le domande che poi gli andrò a fare, voglio dire io due parole, se mi permette, Franco, sulla Rheima, su chi è la Rheima Tour, che ora lui ce lo spiegherà meglio. Allora, si tratta di una di quelle aziende italiane, per fortuna ancora ce ne sono, a gestione, possiamo dire, familiare, nell'accezione più sana e positiva del termine, in cui si unisce perfettamente l'artigianalità e la cura nel costruire un prodotto, nel caso specifico di cui parliamo noi, un viaggio, calibrato sulle esigenze del viaggiatore, quindi costruito su misura, e fatto questo con professionalità, con competenza e quindi con l'esperienza decennale che ha ormai la Rheima Tours, e anche con il giusto apporto di nuove tecnologie che oramai sono assolutamente imprescindibili, anche lavorando in maniera artigianale come fate voi. Sono stato corretto, Franco? Sono stato abbastanza corretto? Assolutamente, hai detto praticamente Ok, tutto. Potrei perfetto. anche dire sassi qui. Comunque. Allora, partiamo con te con la prima domanda facile facile, Vabbè. perché è il tuo primo rapporto, diciamo, con l'idea di America. Non voglio dire con l'aver messo piede in America, ma con le prime sensazioni americane, quando sono state da ragazzino. Sì, veramente l'America è stata, diciamo, una delle prime destinazioni, se vogliamo chiamarle così, che mi hanno appassionato, ma soltanto perché io da piccolo leggevo Tex Willer, andavo a vedere nelle sale cinematografiche i film di Cowboy e Indians e leggevo Topolino. Però devo dire che Paperino è il mio personaggio Preferivi, preferito. ok. È Sì, un po' una storia è comune, un po' perché la è storia. anche la Io mia, qualche anno dopo, diciamo, l'origine della passione è stata quella. Oggi ho 70 anni, quindi diciamo che ho qualche anno più di voi e sono uno di quelli che ha fatto le prime fasi veramente pionieristiche del turismo in Italia. Raccontaci, Franco, raccontaci un attimo come è nato, sia cioè, Questo forse è più professionalmente Franco importante. Cesaretti e quindi la Rheima Tour. Esatto. Cioè, tutto nasce da quando ero bambino. Io ero un bambino estremamente curioso, a cui piaceva la storia e la geografia. Io guardavo le cartine geografiche e sognavo sulle cartine geografiche di sapere, ma qui che cosa c'è? Qui chi ci abita? Come vivono? Che cosa fanno? Che cosa pensano? Io avevo la mia realtà a Roma che mi circondava, però non mi bastava. Io volevo vedere altro, volevo vedere con i miei occhi qualche cosa di diverso. Era un desiderio mio intrinseco, nessuno mi spingeva a fare una cosa del genere. Era solo una curiosità personale, però chiaramente era soltanto un sogno da bambino e poi andavo a vedere questi film con questi personaggi, questi cowboy, arrivano i nostri, Brins, e mi entusiasmavo perché chiaramente mi piacevano tantissimo. Poi crescendo, quando ho dovuto scegliere che cosa fare nella vita, per me i viaggi, le conoscenze, la curiosità di andare a vedere era enorme. Mi sono iscritto al primo istituto di turismo che è stato creato in Italia. Perché? Perché mi dava la possibilità di poter accedere a quel mondo a cui io avvenivo. Io volevo vedere il mondo e con l'istituto del turismo, meglio di quello. E è stata una scuola dura, è stata una scuola assolutamente selettiva, che mi ha insegnato tantissimo, mi ha fatto studiare bene le lingue, io le parlavo molto bene. E diciamo che quello che mi ha insegnato, tra l'altro, è stata la disciplina e il fatto che gli esami non finiscono mai. Ecco, queste sono le due cose basilari che credo che mi abbiano veramente insegnato. Dopo il diploma sono entrato proprio nel mondo del turismo. Nel mondo del turismo e ho cominciato a fare l'università, studiare e lavorare. Quindi diciamo che facevo due cose che mi piacevano tantissimo.
e ho cominciato a viaggiare. E quindi praticamente univo degli interessi personalistici che mi piacevano tanto, eccetera, alla possibilità di fare un lavoro che per me non era neanche un lavoro, era quasi un divertimento, perché era bellissimo. Quindi poter parlare con le persone, poter andare nei vari paesi, poter confrontare la mia realtà con le realtà locali degli altri, poter, diciamo, avere degli interscambi a tutti i livelli, con persone diverse da me, con mentalità diverse, lingue diverse, cose diverse, mi arricchiva in una maniera incredibile. E poi tutto questo mi permetteva intanto di guadagnare, quindi era già, insomma, facevo una cosa che mi piaceva e guadagnavo pure, oltretutto. Quindi, e oltretutto poi frequentavo degli ambienti, frequentavo gli alberghi, degli alberghi, frequentavo ambienti veramente di un certo livello, che io che non ero Rockefeller, non era una cosa proprio normale, e per la maggior parte delle persone non era neanche una cosa tanto, diciamo, alla portata di tutti. Per me però era quasi scontata. Poi se tutto questo io materialmente riuscivo in qualche maniera, parlando con i miei colleghi all'estero, eccetera, a creare dei pacchetti che potevo poi proporre agli altri italiani che non erano mai stati in quei paesi, in quelle destinazioni, a poter vivere una delle emozioni che io in quel momento vivevo, per me era meraviglioso. Cioè era praticamente la quadratura del cerchio, facevo una cosa che mi piaceva, una cosa che mi appassionava, guadagnavo e contemporaneamente potevo essere utile agli altri facendo un lavoro che materialmente comunque serviva, e beh, avevo trovato veramente, certo, quello che era la mia passione. Ecco, è la passione per il turismo. Io sono uno studioso, quindi chiaramente per me il turismo non è soltanto una fonte di guadagno, per me il turismo, oserei dire il viaggio, perché il turismo è proprio qualcosa che c'ho dentro e per il quale avrei fatto tutto per poterlo fare. Io ho avuto la fortuna di poterci entrare. Senti una cosa, Franco, tu sei stato negli anni 70-80, diciamo, negli anni 80, al vertice di un operatore che non esiste più, che esatto, è stato Aviatù, esatto, che era il primo operatore in Italia, quotato in borsa, esatto, cioè esatto, l'Altitour di oggi praticamente. No, questa è stata la mia storia, diciamo, la mia prima parte della storia personale. Certo. Facevo il militare e il primo contatto con gli Stati Uniti, veramente con gli americani, è stato quando, durante un'esercitazione militare, io che parlavo le lingue, fui chiamato a fare da interprete tra il comando italiano e il comando americano per un'esercitazione congiunta. E quello che mi ha colpito durante quel periodo era l'estrema disciplina dei soldati durante le manovre, le esercitazioni, eccetera, e l'estremo cameratismo, l'estrema veramente disinvoltura, proprio la nonchalance, l'informalità completa tra i comandanti, gli ufficiali, i soldati, quando erano a fare servizio. Cioè una cosa che per me, che ero abituato all'esercito italiano, quindi diciamo a certi tipi di disciplina, di cose, eccetera, era incredibile, dico, un paese del genere, che esprime qualcosa del genere, va assolutamente conosciuto, perché è qualcosa da vedere, perché era un risultato incredibile. Poi però, dopo questa esperienza del 72, e dopo un'esperienza in un'agenzia di viaggi del tagliante, sono entrato in Aviatura. Aviatura all'epoca era un piccolo operatore di Roma, che fatturava 700 milioni di lire, e ci sono rimasto 15 anni, quasi 16, e in questi 16 anni diciamo che siamo passati da 700 milioni a 300 miliardi di lire e i primi operatori quotati in borsa, il primo operatore italiano quotato in borsa. Io in quell'operatore ero uno dei responsabili operativi e potete immaginare che fatica si fa a lavorare quando materialmente ogni anno si hanno degli incrementi di fatturato di oltre il 100%. Mi immagino, certo. Aviatour, Air Tour, Visitando il Mondo, Italia Tour, Intermezzo all'Italia. Erano la storia del turismo italiano. Delle compagnie che materialmente si gestivano in quel momento, e la mia responsabilità spaziava un pochino come uno dei massimi responsabili un po' in tutti i campi. Però chiaramente avevo poi i miei settori di riferimento. Però era una fatica immensa, però era un entusiasmo incredibile,
perché era il momento del pionierismo. Io ho cominciato a lavorare, per esempio, con Bruno Colombo, che lui lavorava in Aviatura, e io lavoravo in Aviatura, facevamo insieme charter su Palma de Mallorca. Quindi, sì, ma la storia del turismo, te l'ho detto, dovresti scrivere un libro, te l'ho detto già più volte, Franco. Senti, invece... Era un mio collega che poi ha fondato Comitours, che certo. Posso dire. E poi, il corso Reima come è nato, invece? Con Reima ero all'apice del successo dell'Aviatur quando nell'88 uno dei miei clienti di turismo in coming in Aviatur mi propose di diventare loro socio. E praticamente era Alvatur era uno dei più grossi operatori canadesi e volevano aprire una struttura in Italia. Mi dissero, vuoi venire con noi, diventi nostro socio e nostra sussidiaria in Italia. Io ho mollato tutto e ho creato la Reima Tours. I primi prodotti che facemmo come Reima Tours erano praticamente in Canada, dove avevamo una catena di voli charter di oltre 30.000 posti, e poi dal Canada chiaramente Stati Uniti, Messico, qualcosa nei Caraibi e l'Italia come in coming. Quindi certo. Pochi prodotti fatti assolutamente bene, però è una società, la Reima Tours, quando è nata, già nata praticamente vecchia. Che praticamente c'era dietro tutta la mia esperienza che aveva già creato da niente, vecchia nel senso positivo del termine, vecchia nel senso positivo del termine, già con l'esperienza, vecchia nel senso matura, certo. E quindi chiaramente c'era dietro questo. E perché l'America? Perché l'America era praticamente per me non il primo amore. Io già conoscevo tanti paesi, già avevo fatto tante esperienze. L'America è stata fulgurante per che cosa? Perché era un paese diverso. E il mio primo viaggio negli Stati Uniti è stato nel 1980 e praticamente nel 1980 Boston e New York. Due città diverse, diversissime l'una dall'altra, però per me che arrivavo da tante altre realtà, mi sono trovato in un continente nuovo, bello, incredibilmente ricco, pieno di contrasti pazzeschi, se vogliamo, ma tra quei grattacieli dove praticamente ti metti a guardare in alto e sembra che si tocchino, e non sono paralleli, si tocchino, non so perché, ma l'impressione era quella, con questi macinoni enormi, con questa città frenetica a New York che era 24 ore al giorno aperta, alle 2 di notte scendevo perché le prime volte chiaramente arrivavo e andavo a dormire e quindi svegliavo nel cuore della notte e mi ritrovavo insieme a tanti italiani a fare lo shopping. Alle 3 di notte, certo. Le cose che ci penso adesso sembrano incredibili, ma sto parlando di oltre 40 anni fa. E poi dall'ottanta, mentre Boston è la città aristocratica, la città, diciamo, bella, elegante, eccetera, eccetera. Quindi diciamo già un contrasto questo incredibile. Certo. Poi, nel corso degli anni per lavoro ho tanto frequentato gli Stati Uniti tutti gli anni e devo essere onesto, io ho avuto, sono credo uno dei non tanti italiani che ha avuto il visto B1 e B2 in definitiva. Che significa visto B1 e B2? Già per andare in America ci voleva il visto. Io avevo il visto B1 e B2 indefinito, cioè a vita, per poter entrare in America sempre, sia per lavoro che per studio. Ero estremamente orgoglioso di quel visto. Ci credo. Perché per me era la libertà. Quando volevo, io andavo. Certo. Non dovevo chiedere niente a nessuno. Una cosa oggi incredibile, ma all'epoca era libertà. Senti una cosa, Franco. Diciamo ora, Franco, passiamo un attimo ai figli e poi ritorniamo su di te. Va bene? Diciamo allora, che... dimmi. No, io volevo soltanto finire. L'America era qualcosa di diverso da tutti gli altri paesi, era qualcosa che materialmente, almeno una volta nella vita, bisognava vederlo, perché era un paese proiettato verso il futuro, però con tutto quello che uno può aspettare. Era veramente una terra promessa, per quanto mi riguardava. È veramente una folgorazione, però non un amore a prima vista. È stato un amore quando uno già ha avuto tante altre esperienze e trova la via giusta. Ecco, soltanto questo. Certo. E chiaramente come azienda nata come costola di un avvocatore nordamericano,
per me era normale farla. Cioè, diciamo che ho scelto tra tutte le destinazioni del mondo che potevo fare, quelle destinazioni che per me erano più vicine a livello personale. In America quello che mi piaceva tanto era la meritocrazia, era il fatto che magari non dovevi dire mi manda di cone per qualunque cosa. Certo, certo. Era veramente un paese dove c'era il merito, dove praticamente c'erano le opportunità e c'erano delle possibilità per tutti. E c'era la libertà. Veramente, questo è proprio il fulcro di tutto. Poi dopo, chiaramente, una volta scelto le destinazioni, eccetera, ho avuto la fortuna di poter continuare, di vedere i figli che entravano in azienda e poi da lì, poi chiaramente sono loro che hanno portato avanti, diciamo, le cose e io sono diventato, diciamo, in seconda linea un po' un burocrate, se vogliamo. No, perché... non ti sminuire. No. Te sei una testimonianza. Io sono solo, così, diciamo, la cassaforte dei sogni. Ecco, tutto, nient'altro. Te sei, Franco, la testimonianza vivente di un turismo italiano che anche, insomma, che ha funzionato anche molto bene e che speriamo ritorni a funzionare come sa fare. Bravo. Ora però te resta parcheggiato perché ti richiederò qualche cosa. Prego. Andiamo su Luca. Allora Luca, un po' ce l'ha detto tuo padre che in azienda ci siete entrati, diciamo, per mantenere la tradizione giustamente familiare, quindi sicuramente dalla passione di base c'è stato anche l'interesse familiare del proseguire un'azienda che andava anche bene. La tua prima volta in America e l'amore per l'America, te lo ricordi come è nato, come è scaturito? Sono passati un po' di anni, non tutti quelli di mio padre, ma insomma qualche annuncio è passato. La mia prima volta negli Stati Uniti fu nel 2004, quindi diciamo in epoca, ecco, non abissale, seppur qualche annuncio è passato, e fu invitato a fare un fan trip con altri due inglesi, tour operator inglesi, per vedere i parchi dell'Ovest. E per me era la primissima volta negli Stati Uniti, quindi mi ricordo feci un volo con la US Airways, non so Stefano se ti ricordi, certo, che compagnia. Certo. Quindi feci lo stop a Filadelfia, come te, la prima volta negli Stati Uniti, credo, no? Da quelle parti andasti. Sì. Io ero andato a New York, un giorno va bene, comunque, sempre costa est. Ah, ok. E dopo un giorno così a gironzolare per Filadelfia, per conto mio, mi trasferì nell'altra parte in Colorado, a Grand Junction. Da lì iniziamo questo tour. Mi ricordo arrivai dopo un volo tremendo da Denver a Grand Junction, passando sopra le montagne rocciose. Non si riusciva a stare in piedi, non si riusciva a fare nulla, c'era una perturbazione fortissima. Tant'è vero che quando arrivai a Grand Junction ero tipo un fantasma, un lenzuolo bianco. Tutti si erano sentiti male e quello fu, diciamo, il benvenuto delle Rockies, no? Però quello fu il mio primo viaggio, feci il giro dei parchi classici dell'Ovest, insomma fu una scoperta incredibile, puoi immaginare la prima volta. Vedere di fronte allo scenario di questi parchi fantastici, ognuno diverso dall'altro, fu veramente una scoperta. Non pensavo, perché io ero un amante, e lo sono tuttora, un amante del Canada, ma scoprire gli Stati Uniti, ecco, è stata una bella sorpresa, un forte emozione. Certo, era iniziata alla grande perché la natura americana penso sia uno dei massimi appeal che ha la destinazione America, perché sicuramente se uno va negli Stati Uniti e non va almeno a vedersi un parco nazionale perde un'occasione, perché è un po' straordinario. Senti, Paolo, te invece la prima volta americana te la ricordi? Te sei anche un po' più giovane. Quindi io sono leggermente più giovane di Luca, ci passiamo circa 3 anni e sì, la mia prima esperienza americana la ricordo, non dico come fosse ieri, però insomma è stata nel 2007 che ho fatto un primo viaggio a New York e praticamente è stata, diciamo, un po' un'esperienza desiderata, in città soprattutto, e come poi per tanti giovani che vogliono andare per la prima volta a New York, cioè in America in generale, New York è stato un viaggio all'inizio da sogno. Chiaramente sappiamo tutti che New York, poi questo l'ho capito nel corso del tempo, nel corso dei viaggi successivi che ho fatto, è un'America nell'America, New York, un po' un paradiso
dice, comunque non è la vera America. No, certo, cosa certo. Che mi ho appreso appunto nei viaggi successivi che ho fatto, però ricordo la prima cosa che feci appena atterrato, passata la dogana, e appena arrivato in albergo voglio andare praticamente a Times Square, proprio per vedere, che era di sera, e mi ricordo che rimasi estasiato un pochino come un bambino che vede per la prima volta qualcosa che però era già stato visto, perché chiaramente venendo dalla mia generazione e con tutte le serie televisive, con tutti i film che sono stati girati comunque a New York, è stata una cosa molto emozionante. E quindi poi sono stato diversi giorni, ho avuto anche la fortuna di poter vivere la parata del Thanksgiving. Ah, cavolo, bello! L'avevo... Sì, infatti l'avevo, non era volutamente organizzata, diciamo, perché poi eravamo stati ospitati io e la mia compagna, che è tuttora appunto la mia compagna, da un nostro amico, e in quei giorni cadeva proprio il Thanksgiving, e quindi ho avuto modo di assistere alla parata, che è qualcosa di visto, diciamo, di persona. Certo, lì davanti a me si spoi con tutti i gonfiabili, con quelle cose incredibili, no? Fantastico. Esatto, cioè con una folla che adesso a ripensarci con tutto, diciamo, quello che... Lo so. Sembra un altro film. Sì, veramente. Esatto, sembra un altro film. E comunque devo dire che è stata un'esperienza magnifica da questo punto di vista, condivisa con una persona chiaramente a me vicina, e che poi insomma me lo ricordo anche bene, perché poi al ritorno, diciamo, ho fatto un passo importante, diciamo, nella mia vita personale, perché sono letteralmente uscito di casa, che abitavo ancora con mio padre e mia madre, e praticamente sono uscito di casa con le valigie, e per poi ritornare in Italia e trasferirmi a casa della mia compagna. Quindi insomma... È un viaggio che ti ha segnato, dai, positivamente. Mi ha segnato, positivamente. Sicuramente. A questo punto ritorno su Luca un attimo, poi ritornerò anche su Franco. A Luca gli voglio chiedere, fra le tante... Perché, insomma... abbiamo condiviso anche assieme, sia con Paolo che con te, anche con l'altro fratello Fabio, che è sempre in azienda, non l'abbiamo rammentato, ma salutiamo anche Fabio, che è un altro Cesaretti nell'azienda familiare. Ciao Fabio, abbiamo condiviso viaggi assieme. Ciao, quindi Fabio. Un po' la risposta in parte la posso anche sapere, però a Luca gli chiedo qual è un luogo particolare, che può essere la città o la regione, lo stato, eccetera, che ti sta più a cuore, in maniera, cioè, dove o torni sempre volentieri o comunque sai che quando vai lì stai bene, ecco, negli Stati Uniti. Ma guarda, mi vengono in mente tanti ricordi. So che non è facile, so che non è domanda. Uno di questi ricordi, uno di questi momenti celebri, penso eravamo anche insieme in una fiera, in una delle città, secondo me, più iconiche del sud degli Stati Uniti, che è appunto, per me, incredibile, c'ha una vitalità incredibile questa città, anche perché è legata alla musica. Io, essendo appassionato di musica, per me è come stare nel parco dei divertimenti, no? Quindi mi riferisco proprio a Nashville, no? Che è assolutamente, secondo me, è una delle città più belle, più vive, più emozionanti, con questa strada, la Broadway, piena di locali dove si suona dalla mattina alla sera. E un'emozione dopo l'altra per me, appassionato di musica, ripeto, ma non solo per quello. È veramente una città che racchiude tanto, tanta storia, tanto il Music Hall of Fame, il Museo di Johnny Cash, il Rayman. Cioè, veramente c'è tanto di quello che per me è importante nella vita di tutti i giorni. Quindi, assolutamente. Se dovessi scegliere Nashville, ecco, mi ricordo eravamo insieme a te. Sì, mi pare, esatto, sì, in uno dei viaggi nel South degli USA, bellissima, sì, bellissimo. Nashville, condivido l'opinione, perché Nashville è una città che merita, e spesso è sottovalutata, almeno nei desideri degli italiani che vanno in America, non è mai presa molto in considerazione, bisogna invece spingerla un po' di più, perché anche a chi non interessa molto è associata al country Nashville, ma in realtà adesso non è più solo country, è musica a 360 gradi, ed è comunque una città che vale la pena essere visitata, perché è veramente troppo troppo divertente e offre tantissimo, soprattutto ai giovani, ma anche agli appassionati più datati di musica, perché sicuramente assolutamente da visitare. Paolo, te invece, il tuo luogo del cuore americano?
Puoi dire anche un viaggio, non è per forza un solo luogo, può essere anche un itinerario che hai fatto. Guarda, sarebbe molto riduttivo dire un solo luogo, nel senso che viaggio, per fortuna, diciamo, nella mia carriera professionale, nella mia vita personale, ne ho fatti certi e sarebbe riduttivo, però se dovessi, diciamo, metterlo al primo posto, è un viaggio che ho fatto qualche anno fa, pochi anni fa in effetti, con la mia famiglia in California e nei parchi dell'Ovest. Ah, ok. Quindi un viaggio familiare che c'ha anche un significato particolare, dai. Sì, infatti certo. Lo leggo soprattutto a quello, lo leggo perché comunque unisce il discorso sì, lavorativo, il discorso di vedere dei territori completamente diversi, dei paesaggi veramente mozzafiato, si passa dal deserto, si passa all'alta montagna nel giro di una giornata, e poi perché diciamo ho cercato di studiarlo considerando che c'era anche partecipato a questo viaggio anche mia figlia che all'epoca aveva 7 anni, ho cercato di costruirlo minuziosamente anche tenendo in considerazione diciamo il suo modo di adattarsi al viaggio. Ti dico, in 2 settimane abbiamo fatto un viaggio piuttosto articolato, circa 4.500 chilometri, che stavo molto spesso alla guida, devo dire. Per la bambina è stata una bella prova di pazienza, comunque bene direi, no? Sì, devo dire, lei si è comportata eccezionalmente, devo dire che la risposta da parte sua è stata molto, molto soddisfacente per quanto mi riguarda. Certo. Lei puntava molto ad avere in albergo la piscina. Me lo immagino, dire... vabbè, chiaro, dai. No, devo dire, lo leggo particolarmente questo viaggio, insomma, uno dei ricordi più belli, perché poi ho avuto la possibilità di vedere zone che non avevo ancora visitato e che purtroppo poi cerco di mettere tante cose insieme, però il tempo a disposizione è quello, le distanze sono quelle, lo sai meglio di me, e quindi si cerca di mettere tante cose insieme, però bisogna poi troppo, troppo poco. No? Certo, assolutamente. Torno però un attimo su Franco. Hai finito? Scusami Paolo, ti ho interrotto. Sì, no, ho finito. Allora, torno un attimo su tuo padre, torno un attimo su Franco, perché so che lui ha... Allora, Franco ha milioni di aneddoti, va bene? E ogni tanto qualcuno, ho avuto il piacere di farmelo raccontare, ma non solo di Stati Uniti, in generale. Però ce n'è uno che mi hai detto poco fa, che voglio che tu lo rispieghi alle persone che ci seguono, perché ora il mondo turistico è un'altra storia, 2000 regole, 2000 cose, anche giustamente per la sicurezza di tutti. Ma hai raccontato di un famosissimo volo New York-Boston, fatto con il cosiddetto shuttle, cioè come se fosse un pulmino volante. Puoi dire, Franco, come avveniva quel volo a inizio anni 80? Perché non è una roba credibile raccontata adesso. Sembra fantascienza e sembra una barzelletta. Però in realtà esisteva tra alcune città americane, tra cui New York e Boston e magari Washington, c'era la possibilità di prendere lo shuttle. Lo shuttle era proprio una navetta, era proprio un bus, se vogliamo, dove uno non doveva prenotare, non doveva fare assolutamente nulla. Ma era un volo, era un volo parcheggiato sulla pista. E praticamente per arrivare dentro l'aereo si andava in aeroporto. Si prendeva un corridoio particolare, non dalle altre, che era diverso dagli altri gate di quelli che erano i soliti voli, eccetera, eccetera. Si arrivava, diciamo, al gate dove c'era il braccio che entrava dentro l'aereo. All'inizio c'era un tavolino dove si prendeva un foglio di carta e una matita e si entrava proprio direttamente in aereo con il bagaglio, ci si sedeva su un posto che c'era. Dove volevi, dove c'era posto, e poi chiaramente mettevi il bagaglio nel portabagaglio, ti mettevi a sedere, e c'era lasciare la cintura. E quando praticamente l'aereo era ora di partire, erano saliti tutti quelli che dovevano salire, l'aereo decollava. Dopo il decollo dell'aereo, a un certo punto veniva il bigliettaio. Come nel tram. Il bigliettaio. Cioè era un signore che aveva praticamente la macchinetta per fare i biglietti davanti, proprio la portava a spalla, no a spalla, davanti proprio, come la manovella, che era una cosa incredibile. E diceva, tu avevi riempito il tuo foglio, e lui diceva, dove vai? E lui diceva, in Boston, e lui
Io al posto, prendi a fare il biglietto, tu pagavi. Fantastico. E c'era qualcuno che diceva tu dove vai? Ecco, proprio come il nostro bigliettaio. Fantastico. Fantastico. È una cosa che se si pensa, lo so, fa una certa nostalgia, perché vuol dire che forse c'erano meno problemi di sicurezza, intesa proprio come sicurezza personale, eccetera. Io ti posso dire, le prime volte negli Stati Uniti era un piacere arrivare negli aeroporti degli Stati Uniti. Quando si erano i voli dall'Italia, ci avevamo tutti sorridenti, perché eravamo tra i clienti veramente più piacioni del mondo, tra quelli più simpatici, e tutti cercavano veramente di aiutarci. C'era solo una cosa, che non accettavano le bugie, cioè nel senso che erano simpatici, benvenuti, ciao paesà, ciao compà, bellissima, era un'accoglienza favolosa. Viceversa, oggi siamo di un gelido, dove vai, che vuoi, tanta domande, certo. Bene. All'epoca no, era proprio benvenuti, benvenuti, bene, bravi, belli. Se dicevi una bugia era finita, era chiusa. Cioè, portavano di là e buttavano la chiave. Però se tu eri una persona normale, tranquilla, era veramente un piacere quel tipo di accoglienza da parte di tutti, da parte della persona che ti faceva il controllo, da parte del poliziotto che ti aiutava, veramente. Cioè, cose che ormai non esistono più, dopo il 2001 è cambiato praticamente tutto. Però, ecco, devo dire che io ho conosciuto tanti italiani che materialmente erano migrati in America, mi hanno raccontato le loro storie, mi hanno raccontato i loro problemi, i loro successi, i loro insuccessi, tante bellissime cose. Ecco, io vorrei finire soltanto per dire qualcosa sul turismo in generale, adesso esulando dal fatto degli Stati Uniti. Diccelo, Franco, se mi diccelo, permetti diccelo. Ancora un minuto. Quello che materialmente mi ha dato la forza di andare avanti, perché il nostro, io vi ricordo, specialmente nel tour operating, è un lavoro logorante, è un lavoro dove non c'è vita privata, che voi tanti lo sanno, non potete mettere una netta distinzione tra il lavoro e il resto, perché non si sa mai quando squilla il telefono che cosa può succedere, che sono le 7 di sera. Quindi c'è veramente un sacrificio immenso a livello personale. Però quello che manda avanti, credo, tutti noi non è tanto il fatto di guadagnare soldi. Ecco, io questo vorrei che fosse ben chiaro a tutti. Non siamo dei commercianti, non siamo gente che compra, vende, ricarica e guadagna da marchi. Noi siamo gente che compra quello che serve e cerca di fare un servizio alle persone, e materialmente lavoriamo con una cosa intangibile che è la fiducia. Ecco, voi sapete quanto è importante la fiducia nel nostro campo, la fiducia verso tutti, il rispetto verso tutti, e materialmente il fatto di essere italiani tante volte ci ha molto frenato, perché noi siamo sempre visti come, diciamo, quelli un po' arruffoni, quelli che praticamente dicono una cosa e poi magari un'altra, poi non ti preoccupare che tanto va tutto bene. All'estero non è così, specialmente in questi paesi, Stati Uniti, Canada, non è proprio così. Diciamo che la parola è la parola, e my word is my bond, punto. Cioè, se trasgredisci è finita. Quindi diciamo che, fermo restando che accetti questo tipo di filosofia e questo tipo di cose, è bellissimo lavorare con queste persone, perché veramente ti aiutano nella migliore maniera possibile. Gli Stati Uniti sono un paese facile rispetto a tanti altri che io ho lavorato. Sono un paese meraviglioso, un paese che ti dà tutto, dove non puoi però tanto sgarrare, nel senso che devi rispettare le regole. Non c'è prescrizione, non cercate di fare i furbi, perché questa è una cosa che non viene proprio accettata, e non accettano le bugie. Ma a parte questo, potete avere delle soddisfazioni in America che sono veramente il paese dove uno arriva e dice: questo è il paese del Bengodi, è il paese veramente dove la persona è apprezzata, la persona è seguita e veramente è curata. Ecco, questo qui veramente, e tutti quanti si danno da fare per cercare in qualche maniera di aiutarti nei limiti chiaramente del possibile. Ci sono dei contrasti immensi, dei contrasti enormi e tutto quanto, però l'America è veramente un paese dove almeno una volta, secondo me, nella vita
bisogna andare per vedere una cosa diversa, una cosa che noi non abbiamo neanche in testa che cos'è, e poi hanno qualcosa che noi non abbiamo. Noi in Italia abbiamo tutto, noi ovviamente siamo in un fazzoletto di terra, siamo un concentrato di tutto quello che è di bello, di meraviglioso, di stupendo esiste al mondo, però quello che ci manca sono i grandi spazi aperti, sono queste distanze immense, sono questi paesaggi incredibili di questa natura che qui non abbiamo, proprio per una ragione. Vabbè, certo, certo. Ecco, scoprire quello è scoprire un po' se stessi. Però attenzione, anche un'altra cosa volevo dire, poi chiudo un pochino. Nel nostro piccolo noi non siamo considerati mai, e questo l'ho sempre detto, dei professionisti. Ecco, questo è è uno dei miei cruci, se vogliamo. Non siamo considerati praticamente nulla, nel senso che noi, tutti i nostri consigli, tutta la nostra consulenza, tutta la nostra esperienza, tutto quello che noi facciamo, in realtà non viene considerato niente perché non viene pagato, è tutto gratis. Essendo tutto gratis, praticamente non ha valore. Questo poi lo so, è una nota dolente questa, Franco. Una nota dolente che purtroppo lo sappiamo tutti. Però io volevo anche dire, non mollate, specialmente in un periodo come questo, chi può resista, dobbiamo essere assolutamente resilienti, soltanto perché io sono sicuro che noi, nel nostro piccolo, siamo veramente degli scrigni preziosissimi. Perché noi siamo tutti indistintamente un ponte tra la realtà locale dove operiamo, viviamo, e il resto del mondo. E il mondo, vi posso garantire, è una cosa bellissima, è qualcosa che sta lì, ci aspetta, tutti ci vorrebbero, perché veramente tra l'altro gli italiani sono benvenuti ovunque, proprio per il carattere, per quanto spendiamo, per, diciamo, per come siamo simpatici, eccetera. E quindi quando noi creiamo delle cose che praticamente riescono in qualche maniera a far vivere alle persone le esperienze che gli facciamo vivere noi, tutto questo è impagabile, non ha prezzo. La nostra consulenza turistica nel creare il pacchetto giusto per la persona giusta con la quale parliamo, che ci confida magari i suoi segreti, che ci consiglia, ci dice delle cose talmente intime e private, siamo un po' come i confessori, siamo un po' come i psicologi, siamo un po' come i barbieri di una volta, che sapevano tutto di tutti, erano delle tombe, e poi chiaramente a ciascuno davano il proprio, e questo qui. E quando la persona vive questa parentesi di vita che è il viaggio, qualunque viaggio, non parlo di Stati Uniti o quello che fa? Ricarica le batterie. Vive la vita che lui avrebbe voluto vivere o pensa di meritare di vivere. Non gliela facciamo vivere per un periodo. È una persona diversa. Va, ritorna, ha cambiato totalmente la mentalità, ha acquisito delle conoscenze, ha acquisito una ricchezza interiore che nessuno gli potrà mai rubare e che materialmente, quando poi rientra nella quotidianità della vita, nella banalità delle cose, comincia a dire però quando è che posso ripartire? No, ma infatti questo è, io credo, proprio in questo momento, del nostro mestiere, proprio in questo momento, dare la possibilità alle persone di dire: guarda, apri e chiudi questa parentesi, vivi come vuoi, diventa quella persona che vorresti, avresti voluto essere per un periodo, rientra nella normalità e poi riapri la porticina e vai. Certo. Questo per me è per questo che quando mi dicono che siamo degli affittacamere e dei bigliettai, beh, un po' mi ci rode. Questa è un'altra questione. Allora, io ti ringrazio di questa memoria storica, che io ribadisco, tu sei troppo, troppo indispensabile, ed è bene ogni tanto sentire la tua voce. Ritornando invece sulle nuove generazioni, cioè sui tuoi figli, allora a loro due gli chiedo, ritornando nel discorso americano, se a livello di aneddoti tu e Luca, per esempio, hai qualcosa di particolare da raccontare nei tuoi viaggi americani, oppure no. Ma non deve essere per forza una roba spiritosa, può essere quello che vuoi. Cioè, tuo padre ha fatto l'esempio dello shuttle di 50-40 anni fa, e ora te ti chiedo invece un aneddoto diverso, magari.
Ma guarda, fra le tante storie che si potrebbero raccontare, me ne viene in mente una nel Montana, in questi spazi infiniti, appunto, di cui si Certo. parlava prima. Tra l'altro, Stefano, fammi dire, sotto dei cieli stellati che Ci vedo. raramente mi è Certo. capitato di vedere. Big Sky, non a caso. Esatto. Eravamo in un ranch proprio nel Montana, non molto distante dall'ingresso di Yellowstone. E provammo l'esperienza di andare in un wagon, no? Con questi carri trainati dai cavalli, cavalli grossi come elefanti, con tutti i peli sulle gambe, insomma, erano delle bestie enormi. E vabbè, vai che vai, a un certo punto sti cavalli non si fermano più. E quindi dai che cercavano di tenerli, e loro andavano, inarrestabili. E io lì mi provai un po' l'esperienza di dire di questi qua che correvano nelle praterie per la prima volta nel West, dove veramente non c'era legge, non c'era nulla, con questi cavalli che correvano. Cioè, al di là della piccola paura che c'è, però un'esperienza che mi ha dato un senso di libertà pionieristica proprio, Certo, veramente. ci vedo. È una cosa che mi è rimasta dentro e quando ci penso sorrido e dico, guarda te in che posto sono finito, incredibile. Solo in America questa cosa ti può Solo capitare, in solo America, in esatto, solo in America, incredibile. America. Senti Paolo, invece a te ti chiedo sul discorso culinario, che ogni tanto qualche domanda la facciamo anche su questo discorso. C'hai Con che rapporto c'hai con la cucina americana? Perché sai, da romani, ovviamente da italiani in generale, abbiamo sempre un punto di vista un po' presuntuoso d'essere, giustamente forse, tra le cucine più buone e significative del mondo. Gli americani fino a poco tempo fa venivano visti come una cucina di serie B, quelle tre cose che facevano, ma negli ultimi anni è molto migliorata anche la loro cucina, quindi tu hai qualche piatto particolare che comunque apprezzi quando vai in America, oppure no? Ce l'hai un qualche. Guarda, io ho un ottimo rapporto, devo dire, in generale con la cucina nostrana e non, per fortuna di essere un po' aperto ad assaggiare soprattutto cose non locali. Certo, non vado in America cercando il piatto di pasta, francamente, Vabbè, perché è certo. una cosa che vorrei. E ti dico, allora, comincio col dire che per me viene, non dico quasi al primo posto, ma la colazione americana è una cosa che già ti riempie. Ti fa partire bene la giornata. Certo. Io qui in Italia non, francamente, nemmeno la domenica quando ho tempo di mettere. È una cosa che non farei mai e poi mai. Però quando sto lì inizio la giornata col sorriso perché vedi tutti questi buffet e tutto il ben di Dio che c'è sopra e parti già bene la giornata. Però per andare oltre, diciamo, al discorso della colazione, io sono particolarmente legato ad alcuni piatti della cucina americana che devo dire negli ultimi anni è una profonda tradizione, poi soprattutto dipende in che parte degli Stati Uniti sei. Io per esempio leggo molto la mia esperienza nel New England a quella che è una famosissima un piatto tipico che è la clam chowder. Io sono un amante delle zuppe in generale e dei Zuppa di vongole, piatti. frutti di mare, Oh, buonissima, guarda, buonissima, buonissima. e infatti Condivido. come ne ho la possibilità, diciamo, la prendo. Per me la Bravo. top of the day in generale è il top assoluto. La clam chowder è qualcosa, guarda, che mi fa impazzire e potrei, credo, mangiarne, non so, 5-6 bowl tranquillamente uno dietro l'altro. Questo Ottimo, ottimo. per quanto riguarda la clam chowder, però poi chiaramente anche negli altri viaggi ho potuto apprezzare nel sud soprattutto il barbecue, che è una concezione che hanno completamente diversa rispetto alla nostra. Quel piatto con la jambalaya che è una sorta di, diciamo, chiamiamola appunto paella fatta con riso, verdure, carne, poi si aggiunge il brodo. Cioè ogni zona per me vale un, mi ricorda e mi rimanda a un piatto mangiato anche soprattutto in California, nella zona di San Francisco, i famosi crab sandwich, panini con il granchio. Certo, Cioè certo, certo. devo dire, anche se per me resta, diciamo, come io sono un carnivoro, mio, e la carne, diciamo, il beef è veramente qualcosa di eccezionale. Devo dire, jerky beef, cioè tutti i piatti con cui ho un ottimo rapporto, probabilmente dal video non si vede, non si direbbe, però devo dire che
faccio la mia cura a tavola e do grandi soddisfazioni anche per quanto riguarda la cucina americana. Perfetto. Allora, siamo arrivati praticamente in fondo a questa chiacchierata, siamo andati un pochino oltre quello che sono i tempi di questa trasmissione, ma ci voleva perché siamo in quattro, ognuno doveva giustamente dare il suo apporto, soprattutto Franco ci tenevo e raccontasse la sua storia, perché ribadisco, Franco Cesaretti è un testimone vivente del miglior turismo italiano che ancora sopravvive e sopravviverà grazie ai figli che proseguiranno l'azienda familiare che lui ha creato. Allora, a questo punto, chi di voi vuol dirmi, anche più di uno di voi, non c'è problemi, che suggerimento darebbe a chi va in America per la prima volta, quando appena sarà possibile andarci? Chi parte? Luca? Suggerimento fuori dagli schemi, va bene? Io direi, Stefano, che è essenziale una colonna sonora che ci ricordi il nostro viaggio, quindi non soltanto quello che vediamo, ma quello che sentiamo con le nostre orecchie. Quindi, secondo me, una playlist, una colonna sonora che sia efficace al nostro viaggio e che ci racconti un po' la storia anche di quello che stiamo vedendo, no? E sicuramente è una cosa importantissima, per quanto mi riguarda almeno. Certo, certo. Chi altro vuol dire qualcosa? Guarda, io sottoscrivo appieno quello che ha detto Luca, anche perché soprattutto i viaggi fly and drive richiedono che ci sia una base musicale che poi possa essere ricordata nel corso del tempo, e io ho piacevoli ricordi da questo punto di vista, fatto con colleghi e compagni, non ultimo un viaggio fatto anche in Florida, che aveva una sua colonna musicale molto importante, non faccio nome perché non vorrei, però devo dire che sposo appieno l'idea di vita. E poi sicuramente penso anche un altro consiglio importante è non andare troppo sprovveduto, diciamo, in viaggio, senza avere le idee piuttosto ben chiare di quello che si possa vedere, fare un itinerario, programmare un itinerario avendo dei punti fermi, perché il tempo a disposizione alla fine sembra tanto ma è poco. Bisogna cercare di mettere al centro di tutto alcuni highlight che uno vorrebbe vedere e poi costruire un viaggio. Penso che sia una cosa fondamentale, che la persona non riesce un pochino tutto quello che il paese ha troppo. Perfetto. Allora, io ringrazio tutti voi, soprattutto il mitico Franco Cesaretti, ma ovviamente ringrazio anche Luca e Paolo di questa bella chiacchierata. Che dire, appena sarà possibile... Ah, ragazzi, una cosa, io aspetto... Lo riconoscete questo? Come no? Allora, io aspetto l'edizione 2021, non so se è stata fatta, o comunque la farete, non lo so, fatela a mano voi, fate i disegnini, me li fa Franco i disegnini e mi fa il calendario nuovo, o 2022, quando lo farete. Io, nella scrivania c'ho questo, quindi mi raccomando, ragazzi. Grazie davvero ancora. Ciao, alla prossima. Ciao. Ciao, grazie a tutti. Ciao, grazie a tutti. Ciao, grazie a tutti. Ciao a tutti.